Buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come avrete letto dal titolo, andremo a giocare con l'arma di cui non sapevate di aver bisogno. Sto parlando dell'amante del rischio, ragazzi, la mitraglietta energetica, una delle prime esotiche aggiunte in questo gioco e che ho riscoperto recentemente, di cui adesso andiamo subito a parlare. Innanzitutto, per chi non conoscesse l'amante del rischio, dato che comunque è un'esotica abbastanza vecchiotta, andiamo subito a rivedere il suo perk esotico, ovvero conduttore ad arco. Quando subisci danni ad arco, quest'arma diventa più potente e resistente ai danni ad arco. Le uccisioni prolungano questo stato. Inoltre, in combo con conduttore ad arco abbiamo super conduttore, ovvero quando conduttore d'arco è attivo i colpi esplosi possono diventare fulmini concatenanti e farti recuperare munizioni. Diciamo che questo perk è più utile per quanto riguarda il PvE, dato che comunque i fulmini si concatenano e fanno danno ai nemici che stanno anche accanto al nostro bersaglio, e per intenderci, per chi viene da D1, dà un effetto tipo Supercell a Zalo. Inoltre, oltre ovviamente a questo perk che di per sé renderebbe la mitraglietta normale, niente di che, abbiamo anche il prodigio, quindi il catalizzatore dell'amante del rischio, che ci aumenta la gittata a dismisura, la fa diventare praticamente un automatico. Ora non voglio spoilerarvi troppe cose perché comunque è un'arma conosciuta, quindi andiamo subito a vedere come si comporta in partita. Ok, siamo in rappresaglia, mappa devo dire un po' lunghetta, quindi adesso vediamo cosa riusciamo a fare. E innanzitutto vi dico subito che accompagnerò l'arma con la fornace esplosiva, perché comunque essendo una mitraglietta penso che non riuscirò a usare solo ed esclusivamente questa. Ok, intanto avete visto la gittata, anche se per pochi colpi. Avete visto la gittata allucinante che ha quest'arma. Purtroppo la stabilità è quella di una mitraglietta, o meglio la cadenza è quella di una mitraglietta. Bisogna comunque prendere da vicino, nel senso, questo perk è più che altro utile. Vabbè, contro un urlato ovviamente, ragazzi, non raggi il colpo, perché non è un'arma simile. Diciamo che la sua utilità sta nel fatto che, essendo una mitraglietta, quindi un'arma dalle corte distanze, e avendo questa grandissima gittata, quindi quello di cui vado a parlare è un po' più del prodigio forse rispetto all'arma normale. Comunque, avendo questa alta gittata, dicevo, sia un vantaggio notevole contro i pompa. Quindi essenzialmente, se vediamo qualcuno che ci pusha con il pompa, abbiamo tempo di ucciderlo, perché possiamo comunque sparare abbastanza lontano in modo tale da farlo fuori. Ora, il problema è che queste sono distanze troppo corte, e qui c'è troppa gente. Tra l'altro mi sembra anche la lobby giusta, perché ci dovrebbero essere dei conduttori d'arco, del sottoclasse d'arco. Rimane comunque una mitraglietta, quindi un'arma che ovviamente non si usa nella maggior parte dei gunfight, come per esempio contro un urlato alla luna. Non utilizzerei una mitraglietta da queste distanze. Anche perché comunque la gittata c'è, ma la cadenza rimane quella di una mitraglietta, quindi il rinculo non è nemmeno facilissimo da utilizzare. In più se ci sparano anche, quindi si va ad aggiungere il flinch, la cosa non diventa per niente facile. Vorrei cercare di farvi vedere conduttore d'arco attivo, perché veramente fa il suo lavoro. Ok, vedete la gittata, ragazzi, l'ho preso veramente poche volte. Il problema appunto è questo diciamo squilibrio tra agitata e stabilità, perché comunque, e io mi sono andato a suicidare proprio, perché comunque dicevo, essendo una mitraglietta è abbastanza difficile riuscire a prendere da queste distanze data la sua cadenza, perché una mitraglietta ha una cadenza molto alta, e quindi anche se la stabilità devo dire che è abbastanza buona, perché di per sé rimane pressoché ferma da distanze un attimino più corte, poi allungando un attimo le distanze si inizia a fare fatica. Ok, questa qua è l'utilità di quest'arma contro un pompa. Nel senso che avete visto che il pompa da quella distanza non riusciva a farmi danno, mentre io tranquillamente riuscivo a mettere colpi e per poi andare alla kill. Ora, ripeto, se qualcuno volesse colpirmi con del danno ad arco, non mi farebbe nemmeno tanto schifo. Dicevo, questa è un'arma che utilizzo molto come, diciamo, scorciatoia, via di fuga, accompagnata ad un arco. Eccolo, questo avete visto, con un tale arco attivo non ho nemmeno bisogno di ricaricare, sciolgo i nemici se l'avessi preso. E veramente fa malissimo, ragazzi, con conduttore d'arco attivo. Dicevo, la utilizzo principalmente in situazioni critiche, quindi in cui la distanza è già vicina, con un arco posso fare poco e di conseguenza non ho bisogno di avvicinarmi. Per esempio in questa situazione avrei utilizzato 100 volte un arco rispetto a questa mitraglietta.
Tra l'altro, meglio di Cielo da ovviamente quando è il per cattivo. L'unico problema è che il danno ad arco è veramente poco utilizzato in questo corridoio. Sia per le armi, che bene o male sono sempre le stesse, sia utilizzare l'ululato per quanto riguarda l'energetico, ovviamente ululato, oppure per la maggior parte dei casi un pompa. Quindi ricevere danno ad arco con un'arma è molto difficile. Dicevo, l'unica speranza sarebbe in un danno di una granata, perché alla fine questo è quello che ci può essere più diffuso. Ok, nel frattempo sono crashato a fine partita, quindi fantastico. Andiamo subito a vedere se riusciamo a fare qualcosa di meglio in questa partita. Devo dire che anche di gruppo abbandonato non è una mappa chissà quanto piccola, quindi vediamo cosa riusciamo a fare. Tuttavia invece la gittata è molto molto comoda quando abbiamo conduttore d'arco attivo, perché comunque il danno viene compensato, dato che aumenta. Scioltissimo male questo. Proprio tutti i colpi in testa sono entrati. Dicevo, il danno aumenta e aumenta anche la stabilità. Diciamo, l'arma riceve un po' un buff generale. Quindi conviene sicuramente. Ora non so se in questa lobby ci sia qualcuno che gioca con cosa d'arco. Eccolo, lo abbiamo chiamato. Se però magari anche uscisse fuori. Beh, sei un po' un tumore adesso. No, vabbè raga, una lobby di tumori, porca miseria. Giocano con il telesto e il fan di onde. Cioè hanno un telesto e due fan di onde. Ragazzi, per favore non giocate così in quick play, perché veramente è scandaloso, è scandaloso. Torniamo ora a parlare dell'arma. E vorrei cercare di farvi vedere il conduttore d'arco bello potente, bello attivo, anche magari a distanze un attimino maggiori. E tu devi stare solo zitto con questo fan di onde, perché ti sto spaccando. Vedete che anche contro un pompa questo piccolo bonus di gittata ci fa veramente, veramente molto comodo. Non so se l'ho già detto, ma io generalmente quest'arma la utilizzo insieme all'arco, perché devo dire è una combo molto molto interessante. Qui mi hanno ucciso il corpo a corpo. E vorrei farvela vedere, perché sia io che Rek stiamo giocando veramente parecchio con l'arco ultimamente. Bello questo spawn, mi è piaciuto Bungie, grazie. Dicevo, sia io che Rai che stiamo giocando parecchio con l'arco ultimamente, quindi penso che sarà un mondo che andremo ad esplorare molto presto. Che frase poetica che ho detto. Ciao Colonia. Scusatemi, questo piccolo schiribizzo però. Mi servono le doppie con il lanciagranate, quindi tanto me le faccio. Nel frattempo mi sembra di stare giocando nettamente meglio, eh. Cerco un attimo di mantenermi negli spazi più corti, perché comunque l'arma si utilizza in queste situazioni. E devo dire che faccio veramente malissimo, ragazzi. Ci ho preso un attimo la mano, basta controllare come ho già detto. Poi fan di onde. Basta controllare come ho già detto il rinculo, che allungando un attimo le distanze non è proprio semplicissimo da controllare, appunto. Però una volta superato questo piccolo... Madonna che culo. Superato questo piccolo ostacolo si fanno veramente delle cose molto molto carine. Non c'è una distorsione, no, in bocca però. Che schifo, che... Cioè, ragazzi, ma ora io dico, 28 medaglie dorate. Non sono tantissime, ma non sono nemmeno poche. E giochi con il telesto. Non sto più attivando il conduttore d'arco. Non so chi è che avesse le granate d'arco, ma per favore ricominciassero ad utilizzarle. Soprattutto perché se devono utilizzare il telesto così... Madonna, Fendi Onde, come ti ho cambeccato malissimo. Perché cioè con Fendi Onde puoi solo cambeccare, perché è impossibile che il gunfight rimanga pari. Ma questo io ho fatto veramente malissimo. E qui sono un po' messo malissimo. L'ho tentato. Tornando un attimo a parlare dell'arma, penso che abbiate visto che comunque questo piccolo bonus di gittata che ha per essere una mitraglietta si fa sentire molto contro armi appunto che vengono utilizzate nella stessa situazione, quindi come per esempio i pompa, non il fan di onde magari, ma appunto pompa e armi dalle medio-corte distanze, anzi anche corte distanze direi, considerando che appunto questo bonus di gittata ci sta molto, che ci aiuta in queste situazioni, ma contro dei pompa magari bisogna appunto puntare solamente sulla gittata e non sulla... Ok, grazie di essere morto. Purtroppo tra telesto e mappe non sto giocando chissà quanto bene, però spero che comunque
quello che volevo far capire dell'arma si sia capito. Poi ragazzi, perché vedete che io sto smirando come un maiale adesso. È anche vero questo. È anche molto buona in realtà in combo con un corpo a corpo, perché si riesce spesso a fare metà vita con la mitraglietta e poi il resto con il corpo a corpo, come in questo caso no, perché invece sì, invece no. Va bene, comunque abbiamo finito, non ho giocato nemmeno chissà quanto bene, però io ragazzi spero che quello che volevo far capire di quest'arma l'ho fatto capire, perché quelle poche kill che avete visto con il conduttore ad arco spero si siano capite, quindi vabbè, ho fatto 23 kill, in realtà ho pensato molto di meno, ho fatto 23 kill solo con la mitraglietta, quindi ci sta, non un ottimo ratio, ma Telesto e Fandionde possono accompagnare solo. Quindi ragazzi, questa era l'arma, come ho già detto, una mitraglietta che ci è parecchio utile per contrastare i pompa, essenzialmente perché ha quel bonus di agilità in più, o comunque anche contro le altre mitragliette, anche se non sono molto utilizzate al momento, perché dicevo, ha quel bonus di agilità in più che ci permette di far danno quando ancora i nemici non riescono ad arrivarci. Inoltre con conduttore d'arco è veramente qualcosa di assurdo, quelle poche kill che avete visto, quelle poche clip, penso che vi abbiano fatto capire quale sia veramente la potenza devastante di questo perk. Il problema è appunto il fatto che i danni d'arco non sono molto diffusi nel crogiolo, ma in realtà non lo sono mai stato tanto. L'unica sarebbe incontrare qualcuno che utilizzi sottoclasse d'arco, oppure come ho detto armi ad arco che per ora non sono per niente utilizzate. Quindi ragazzi, questa era l'arma, io direi che come al solito se il video vi è piaciuto lasciate like, commentate, condividete, raggiungete tutti quelli che conoscete e che non conoscete, che c'è tra l'issima. Seguiteci anche su Instagram, Facebook, come ogni video vi lasciamo qua sotto in descrizione e anche da bellissimo, nuovissimo, fantastico sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima, ciao! Sono Gaul e la tua luce è mia.